oggi vi voglio far vedere il monitoraggio e il campionamento della mosca dell'oliva. Sapete benissimo che la mosca dell'oliva è un temibile parassita, un fitofago più importante dell'area mediterranea dell'olivo e arreca gravi danni alle drupe, in quanto la femmina, deponendo le uova all'interno dell'oliva sotto un epiderme, dall'uovo nasce la larvetta poi diventa più grande, quindi larva di prima età, di seconda età, di terza età, poi si impupa e dopodiché dalla pupa esce l'adulto, il quale adulto poi accoppiandosi ripete il ciclo più volte, questo in dipendenza delle condizioni termo-igrometriche dell'annata. Quindi la mosca predilige umidità intorno ai 75% e delle temperature che oscillano dai 16 fino ai 28-30 gradi. Quindi il danno che è provocato dalla mosca dell'oliva è sia quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo. Quantitativo in quanto abbiamo una cascola precoce delle drupe e poi il danno arrecato in quanto si ha una minore massa, diciamo, per quanto riguarda la produzione di olive. Inoltre l'azione della lipasi, la larva nutrendosi della drupa, della polpa, altera dal punto di vista biochimico, diciamo, l'olio e quindi lo fa diventare non extravergine, ma quindi, anzi, se l'attacco è molto massiccio, praticamente l'olio sa di verme. Quindi è importante stabilire il momento esatto per fare il trattamento. Per chi in Campania segue la lotta integrata, l'agricoltore ha, diciamo, l'obbligo di monitorare questo parassita, questo fitofago. Che cosa significa monitoraggio? Significa che nell'oliveto viene installata una trappola come questa che ho in mano, quindi una trappola sessuale, con questo legaccio, questa trappola, poi viene praticamente legata all'albero, alla chioma, possibilmente in posizione sud-ovest, perché la mosca, diciamo, predilige quella zona a sud-ovest. Poi, un'altra mondata, ci sono queste tavolette praticamente con della colla. Perché c'è la colla? Perché in realtà il maschio viene attratto da questo feromone che richiama l'odore della femmina e quindi ecco qua, quindi viene incollato, diciamo, qua sopra. Quindi il feromone è una sostanza molto volatile e quindi praticamente questa è la parte più importante, viene adagiata nella parte centrale e quindi il maschio, attratto dall'odore della femmina, viene incollato. E che cosa si fa poi? Si fa il monitoraggio, significa la conta degli adulti della mosca, in modo da vedere se c'è la presenza della mosca. In base alla presenza uno può stabilire anche con modelli matematici l'esatto momento in cui fare l'intervento. Però questo, diciamo, attualmente è soltanto un fatto statistico, cioè nel senso che è di guida, però quello che il trattamento un po' più importante che ci guida nel momento dell'esecuzione precisa è questo affare qua. Questo è uno stereoscopio. Che cosa si fa con questo stereoscopio? Si prelevano 100 olive da 10 piante diverse nell'oliveto scelte a caso. Quindi si prendono queste drupe in un sacchettino, poi si portano su questa scrivania e si accende questo stereoscopio e si vede con l'ausilio di un bisturi, si fa una sezione molto leggera dell'epiderme della drupa perché bisogna osservare l'uovo, in quanto l'uovo è 0,2 mm, quindi non si vede a occhio nudo. Poi si vede anche la larva di qualche millimetro, la larva di prima età, o se c'è quella di seconda età, oppure quella di terza età o addirittura la pupa. Si calcola l'infestazione attiva, nel senso che da 100 olive, se ne abbiamo 10-15%, è il momento di fare il trattamento. Quindi se l'agricoltore lo può fare da solo, oppure se c'è un, diciamo, tramite OP, si fa questo servizio ai soci,
aderenti a questo progetto, in modo che nel momento in cui c'è il giorno X, cioè nel senso di bisogno fare il trattamento, avviene la divulgazione tramite bollettini, tramite SMS, tramite internet o tramite telefonini, in modo che l'esatto momento viene, si fa l'intervento, il trattamento. In questo modo che cosa succede? Che non si fa la lotta a calendario, nel senso che 5-6 trattamenti come di consueto, ma viene fatto un solo trattamento, due trattamenti o anche nessuno, dipende un po' dall'annata. Questo, diciamo, è un fatto molto importante, in quanto si ha un risparmio costo degli interventi, si ha un miglioramento dell'ambiente e la salute anche degli addetti ai lavori e soprattutto si ha un olio di ottima qualità. Allora, una volta abbiamo installato la trappola, come vi ho fatto vedere nel video, andiamo a legarla a un ramo in posizione possibilmente sud-ovest, dove c'è maggiore attacco della mosca. Una volta installata questa trappola, settimanalmente si fa la conta degli adulti. Chiaramente con l'utilizzo di una spatolina si tolgono gli adulti e dopo la settimana successiva si fa di nuovo il controllo. Ogni 15 giorni con questo sistema noi facciamo il monitoraggio su tutto il territorio di riferimento e elaboriamo anche dei dati statistici in cui si evincono dei picchi di maggiore attacco della mosca. Questi picchi possono rappresentare, con l'ausilio di modelli matematici, di stabilire sempre il momento esatto del trattamento.